Eccoci, buongiorno a tutti. Vi accolgo, per così dire, con piacere a casa vostra, nel senso che purtroppo siamo in questa modalità online. Oggi perlomeno durante questo momento non avremo bisogno di mettere la maschera, il che ha i suoi vantaggi. Allora io, visto che alle 9:30 il professor Aime deve lasciarci, darei subito la parola al professore, dopo una brevissima introduzione, qualche elemento tecnico, oltre a quanto avete già visto nella slide di apertura, quindi l'invito a tenere telecamera e audio spenti. Avete la possibilità, e vi invitiamo a farlo, a segnalare vostre domande o osservazioni nella chat. Alla fine della presentazione del professor Aime avremo un momento di discussione e domande con lui di circa un quarto d'ora. Quindi, mentre lui parla, voi potete comunque proporre le vostre riflessioni o domande. A seguito di questo avremo una chiusa con un brevissimo video e ancora un momento di scambio sui temi che verranno affrontati. Che in parte ha già introdotto Fabio e che poi vedremo nel corso di questa prossima ora, ora e mezza. Quindi entriamo nel vivo. Sono molto lieto e felice di accogliere in questo spazio virtuale Marco Aime, professore di antropologia culturale all'Università di Genova. Da sempre o da molto perlomeno si occupa della relazione tra identità culturale e contemporaneità e quindi prego, professore, a lei la parola. Bene, grazie, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questo incontro, tra virgolette, visto che ci vediamo online, ma sempre incontro è. Allora, partiamo dal concetto di sviluppo che col passare del tempo, ecco, ha assunto, diciamo, un significato particolare prima che venisse anche poi rimesso in discussione. Se prendiamo alla lettera il termine, la parola sviluppo è applicato poi al mondo dell'economia e della società, è una metafora naturalistica modificata e rimodellata, nel senso che il termine sviluppo nasce appunto dall'evidenza che qualunque essere vivente, sia animale o vegetale, nasce, cresce, cioè si sviluppa, nel senso che ingrandisce, diventa più grande e poi declina e muore. Ecco, quando questa metafora è stata però trasportata, soprattutto in epoca moderna, nell'ambito economico, è stata omessa quell'ultima parte, cioè quello del declino e della fine. Per cui nell'immaginario, tra virgolette, sviluppista, nella società di mercato, ecco, questo sviluppo si è trasformato in crescita continua e costante, c'è una sorta di freccia che sale verso l'alto e non dovrebbe mai avere fine. Basta ascoltare, non adesso negli ultimi tempi, e magari di questo ne parliamo dopo, ma prima di questa tragedia della pandemia, che spessissimo i nostri notiziari, qualunque genere televisivo, radiofonico, anche i giornali, ci segnalavano quanto e se si era cresciuti in qualche modo il percentuale, il PIL, altre cose. E quindi è sempre un discorso di l'idea che se non si cresce quasi è una sconfitta. E questo nonostante ci siano già stati anche dei momenti di arresto, di crollo, basti pensare alla crisi del 2008 e ad altre crisi. E su questo credo che sia illuminante l'analisi che ha fatto un vostro connazionale, cioè Gilbert Rist, il quale sostiene, dopo un'analisi molto raffinata anche in tutti i documenti, che forse lo sviluppo è diventato per la società occidentale di mercato una sorta di mito della fondazione al quale ci si crede, se no crolla l'intero sistema. E quindi ecco questa fede cieca, quasi dogmatica nei confronti di questo tema dello sviluppo fa sì che molto spesso si ignorino i segnali di crisi
strutturale del modello. Non è casuale, infatti, che si è cominciato a riflettere già da alcuni decenni all'area di sviluppo sostenibile, compatibile, equo, cioè vedere che questo modello, quello come ho detto prima, classico di crescita e basta, ha portato a un divario sempre maggiore, delle disuguaglianze sempre maggiore. E credo che un segnale piuttosto importante e piuttosto significativo su cui forse vale la pena di riflettere è stato proprio quello legato a questa pandemia. Perché questo irrompere nelle nostre vite, e in questo caso a livello davvero planetario, anche se in misura diversa, beh, questo piccolo cosino che neanche vediamo, questo virus di fatto ha messo in crash, ha mandato in crash il sistema, che si è dimostrato essere molto, ma molto facile. Dopo 2 mesi di lockdown, praticamente l'intero modello globalizzato mondiale è entrato in crisi totale, accentuando quelle disuguaglianze, creando povertà, creando una crisi economica di sicuro mai vista nei tempi recenti, almeno dalle generazioni viventi. E questo è stato davvero un evento globale, quel virus è stato globale anche perché nella sua attività il virus è estremamente democratico e colpisce tutti, non ha bisogno di visto per diffondersi. Ma quello che è saltato evidente agli occhi è stato proprio quanto questo sistema sia fragile. Mi veniva da pensare, un po' ironicamente, che venendo io da una famiglia di genitori e nonni montanari, d'inverno i contadini della montagna rimanevano a volte isolati anche 2 o 3 mesi, però avevano delle scorte sufficienti per reggere questo periodo di blocco dell'economia. Mentre invece, ecco, il sistema capitalistico globalizzato mondiale non ha anticorpi, ma soprattutto non ha scorte e non ha riserve, e questo lo si è visto, cosa, che ha denunciato fragilità. Guardavo ieri proprio l'ultimo numero di Internazionale, c'è una vignetta divertente di San Pietro che dice: addio, il sistema è andato in crash, anche gli atei cominciano a pregare. Ecco, e a questo punto credo che siamo di fronte, al di là del problema clinico, medico, del lottare contro questo virus, siamo di fronte a un, forse più che un bivio, un trivio potremmo quasi dire, che ci pone delle domande su cui o sapremo dare delle risposte o sarà ancora peggio. Il virus, la pandemia, ha causato una sorta di sospensione. Ecco, il modello di sviluppo, quello di cui parlavo prima, di crescita continua e ininterrotta, non prevede sospensioni. Una macchia che deve sempre andare avanti, è come un treno che non deve e non può mai fermarsi. Viene in mente, ecco, come metafora quello del film, sembra si chiamasse Speed, in cui c'era un rapitore che ha rapito un pullman con dei bambini a bordo, e se questo pullman scendeva sotto una velocità di 50 miglia all'ora, saltava tutti. Ecco, noi ci siamo trovati in una condizione quasi simile in questo modello di sviluppo. Se rallentiamo, tutto crolla. E poi avviene che il virus, volenti o nolenti, ci impone questa sospensione. Allora, intanto è importante riflettere che se noi andiamo a vedere altre culture, altre società, non solo del passato, anche del passato, ma anche di altre parti del mondo che non siano quelle occidentali, parlo di società tradizionali di interesse etnografico, molto spesso prevedevano dei momenti di sospensione, di riflessione in cui tutto si fermava e si provava a ripensare al modello, mentre invece questa corsa verso un infinito sempre più alto non prevedeva i modelli di sospensione. E invece adesso siamo stati costretti a sospendere tutto, nonostante la presunzione
di dominare la natura e tutto il resto. Se poi facciamo caso, c'è stato molto spesso i sostenitori dello sviluppo a tutti i costi, sono sempre stati molto critici e anche molti politici di tutte le parti del mondo, sono sempre stati molto critici contro il modello della cosiddetta decrescita che è stato teorizzato e sostenuto da autori importanti, uno per tutti, beh, Serge Latouche, Alain Cayet e altri. E anche qua siamo stati costretti a una decrescita che ci volenti o nolenti, questo virus ci ha costretti a una decrescita non molto felice, troppo rapida, senza nessun controllo. Un conto è la decrescita teorizzata che cerca di proporre un modello di gestione, ecco, di una maggior sobrietà, che spesso viene visto come impoverimento, ma semplicemente sarebbe una razionalizzazione dei nostri consumi, delle nostre azioni a favore di una maggiore distribuzione. Ecco, invece questo ha crollato più che una decrescita, un tracollo. E credo che adesso noi ci troviamo di fronte a delle scelte che saremo costretti a fare. Quali sono le scelte? La prima potrebbe essere quella del far finta di niente. Prima o poi questa pandemia finirà, o comunque forse, speriamo, e non vorrei anche qui cadere nell'estrema fiducia ai nostri mezzi, ma troveremo una soluzione, un vaccino che ci permetterà pian piano di riprendere le nostre attività economiche e quindi tutto potrebbe riprendere come prima, business as usual, Am los, sento un microfono aperto, scusa. si Business as usual e quindi tutto riprende come se niente fosse e facciamo finta di niente. È successo. Questo però potrebbe andare bene fino alla prossima crisi. Ora già è accaduto quello che sto dicendo dopo la crisi che era di tipo economico-finanziario nel 2008. Nessuno ha messo in discussione il sistema. Si è giusto, un po' pianto sulla crisi, milioni di persone sono andate sul lastrico, ma poi tutto è ricominciato come se niente fosse. Ci siamo scrollati un colpetto sulla spalla, ci siamo scrollati via le briciole ed è tutto ripartito come prima. E questo potrebbe essere una delle scelte che però, mi permetto di dire, rischia di avere una breve durata. Ci potrebbe essere invece un'altra scelta, che è quella dell'accelerazione. In che senso? Bene, questa pandemia ha dimostrato dei punti critici del nostro sistema. Cerchiamo di risolverli in che modo? Con un balzo in avanti. Ovviamente, questa accelerazione implica una grande fiducia nella tecnologia. Questo è un modello sostenuto anche da illustri scienziati, faccio un nome per tutto, ma Stephen Hawking, premio Nobel per la fisica, il quale sosteneva che il futuro, la tecnologia ci permetterà anche di abitare altri pianeti, di colonizzare altri spazi e di produrre abbastanza per mantenere un'umanità molto più numerosa. Oggi abbiamo delle tecnologie molto avanzate per produzione di energia, meccanismi, spostamenti. Le nanotecnologie stanno avendo uno sviluppo, un incremento notevole e questo potrebbe far sì che ci siano delle soluzioni che in qualche modo tutti questi modelli che possiamo mettere in piedi avranno un effetto, cioè di allontanarci un po' dal modello naturale, tra virgolette. Su questo, ecco, si può prendere diverse posizioni, diversi punti di vista. Diciamo che noi un po' tradizionalmente siamo abituati a associare il termine naturale con qualcosa di positivo. Quando diciamo un cibo naturale, una
una tradizione, questa è quasi naturale, cioè quando qualcosa è naturale è buono per forza. Ora, questa non è una visione del tutto corretta. I terremoti sono naturali, le alluvioni sono naturali, molte catastrofi sono naturali, quindi la natura non è necessariamente buona, la natura procede secondo i suoi schemi e se ne infischia altamente dei nostri bisogni. Però sta di fatto che vorrebbe dire cambiare sempre di più un paradigma, che è quello del rapporto con la natura, o forse meglio con l'ambiente. Nel senso che di fatto nella accezione occidentale si è sempre un po' creata questa sorta di dicotomia. Quando sentiamo parlare di ambiente, è curioso perché molto spesso parliamo dell'ambiente come se fosse qualcosa esterno a noi, come se noi non fossimo invece parte dell'ambiente. Ecco, invece in una prospettiva di accelerazione e di affidamento sempre maggiore alle nuove tecnologie, in qualche modo, tra virgolette, ci snatureremmo, nel senso che ci sottrarremmo un po' ai limiti della natura, superandoli e scavalcandoli. In un libro molto interessante di un autore che si chiama Preston, che si titola Plastocene, ecco, viene molto ben illustrato quali sono i progressi di queste nuove tecnologie e a cosa potrebbero portare, sia dal punto di vista dei vantaggi, sia dal punto di vista anche dei pericoli. Per esempio, potrebbero creare sempre più divario tra le classi sociali, allargando quella forbice economica, sociale e politica che già purtroppo negli ultimi decenni è venuta a allargarsi. Un'altra scelta sarebbe quella di cui abbiamo già accennato prima, è quella della decrescita controllata, che vorrebbe dire una revisione, come già detto, dei modelli di consumo, di rapporto con l'ambiente, con la natura, una razionalizzazione, una sempre anche maggiore attenzione a quei cosiddetti beni comuni. I beni comuni sono un tema centrale, io credo, in questo momento, e soprattutto perché sono praticamente scomparsi. La maggior parte, direi quasi tutte le costituzioni, ce ne sono due o tre nel mondo, non prevedono i beni comuni, prevedono che ci sia ciò che è pubblico e ciò che è privato, che è una dicotomia ormai consolidata, mentre invece quando parliamo di beni pubblici parliamo di qualche cosa che non attiene né al privato ma nemmeno al pubblico, nel senso di appartenere o essere gestito dallo Stato. Il bene comune è un qualcosa che ha una proprietà, come dice questa parola, condivisa, cioè lo viene gestito in comune. Ci sono in realtà degli esempi di bene comune, non conosco bene la situazione elvetica, però per esempio nelle zone dolomitiche in Italia ci sono ancora le magnifiche comunità di Fiemme, le Regole di Cortina, che sono dei sistemi di gestione del patrimonio boschivo di origine medievale che prevedono, ecco, l'idea che il patrimonio boschivo sia un bene comune e venga gestito da tutte le comunità, e sono organismi tra l'altro sovraregionali, quindi che hanno un'autorità vera e propria. Allora, la decrescita non impone un ribaltamento della prospettiva esistente, ma una rimodulazione e una ridistribuzione al ribasso con una sempre maggiore razionalizzazione. Questo però potrebbe anche essere visto come un semplice rallentamento. Se l'accelerazione, appunto, sarebbe un'accelerazione con anche il rischio di andare a schiantarsi, e in questo caso prima, sempre usando una metafora di un treno, beh, la decrescita sì, sarebbe un rallentamento uso la metafora della nave all'iceberg, ma di colpo si sarebbe comunque. Oppure c'è ancora un'altra via possibile, che è quella di una rivoluzione culturale. E rivoluzione lo intendo proprio nel senso quasi letterale della parola, cioè un totale cambiamento di paradigma.
Sì, noi viviamo in un'epoca dove il futuro è sempre più rifatto, se non addirittura scomparso, nelle retoriche politiche. Credo che l'abbiamo notato tutti. Cioè, mentre nel Novecento c'erano le cosiddette grandi, delle grandi narrazioni, quelle che venivano anche chiamate ideologie, con il bene e il male che si può legare a questi termini e gli effetti, ma bene o male questi modelli, qualunque fosse la tendenza della parte politica, portavano a ipotizzare un futuro, a tendere a qualcosa. Cioè io che credevo in quell'ideologia, in quell'ideale, cercavo di in qualche modo di realizzare un tipo di società che secondo me era quella giusta, egualitaria, gerarchica, laica, religiosa, non ha importanza. C'era una prospettiva, un qualche cosa a cui tendere. In un'epoca, quella che viene chiamata postmoderna, io sono un po' critico sull'aggettivo post, che spesso mi sembra venga messo solo quando non si riesce a spiegare un fenomeno, ma diciamo che dopo il crollo del muro di Berlino e col crollo anche delle narrazioni novecentesche, stiamo assistendo sempre di più a una politica che non è più impostata al futuro, ma a una gestione del presente basandosi molto spesso sull'umore delle piazze, cioè questo dilagare dei populismi che vediamo ovunque. Bene, ecco, in questa mancanza di visione futura, forse l'unico elemento che può davvero ridarci l'idea di un domani è il tema dell'ambiente. E se ne sono accorti prima di tutti noi i ragazzi. L'effetto Greta, poi adesso messo un po' in discussione, che in crisi da tutto questo evento, la pandemia che ha silenziato, però che aveva portato moltissimi giovani di tutto il pianeta a scendere in piazza, i famosi Friday for Future. Beh, è perché è l'unico ideale che oggi guarda in avanti e che accomuna tutti. Ma il tema dell'ambiente non è un tema semplicemente del preserviamo gli alberi, è un tema drammatico, anche perché ormai è stato abbastanza dimostrato che o direttamente o indirettamente per il famoso effetto farfalla che tutti conosciamo, la maggior parte delle crisi e delle migrazioni mondiali hanno direttamente o indirettamente delle cause, delle ragioni legate all'ambiente. L'ambiente è un qualcosa che ci lega tutti e ci impone una riflessione globale. Dobbiamo davvero ripensare, secondo me, ecco, il nostro rapporto, come dicevo prima, non pensando all'ambiente, ma pensandoci nell'ambiente. Allora, rivedere un modello, se vogliamo chiamarlo di sviluppo, o io mi piace più la parola progresso, se proprio mi è lecito, ma di fatto ripensando, ecco, di essere parte nell'ambiente. Il pensiero occidentale è stato anche molto caratterizzato fin dall'inizio. Se pensate, già nella Bibbia, Dio dice ad Adamo, la natura sarà al tuo servizio, tu sarai il padrone della natura. Per esempio, alcune metafore di filosofie o religioni orientali, invece di usare metafore animali per definire l'essere umano, usano metafore vegetali: l'uomo è stelo tra gli steli, canna tra le canne, fiore tra i fiori. Ecco, quindi un'idea di rapporto con l'ambiente diverso. Ecco, penso che questa sia la quarta via, forse ce ne sono altre, che non ho assolutamente la pretesa di poter interpretare tutte le possibilità, ma a grandi linee, ecco, abbiamo la possibilità di continuare così come abbiamo fatto, di accelerare avendo fiducia nel futuro, di decrescere sempre mantenendo questa linea, oppure quella di cambiare totalmente e ripensare l'intero sistema. Di fatto dovremo scegliere, non sarà più come prima quando questa pandemia finirà e starà a noi, soprattutto assumendoci, soprattutto parlo del generazioni, quelli diversamente giovani come me, assumerci questo principio di responsabilità di cui parla per esempio Hans Jonas, di lasciare alle generazioni future almeno il pianeta come l'abbiamo trovato. Sarebbe meglio lasciarglielo in condizioni migliori,
Questo forse la vedo difficile. C'è un bellissimo proverbio dei nativi americani che dice: la terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri avi, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli. Ecco, a volte la lezione anche di altre culture, di altre società, potrebbe aiutarci a ripensare questo modello che abbiamo messo in piedi, questo sistema che ha dimostrato questa volta davvero la estrema fragilità. O decidiamo adesso che cosa fare, o spero di sbagliarmi, ma potrebbe essere anche troppo tardi. Vi ringrazio per l'ascolto.